Buongiorno, in questi e nei prossimi tre video seguiremo la seconda parte delle informazioni, dei concetti, delle conoscenze base di JavaScript come linguaggio di programmazione e in particolare ci concentreremo sugli oggetti, sulle funzioni, sulle callback e sull'oggetto date che permette appunto di rappresentare data e ora all'interno utilizzando appunto JavaScript. Ma partiamo dagli oggetti. Allora, partiamo con un disclaimer, con una nota importante. Voi da altri linguaggi di programmazione, dai corsi di programmazione oggetti, avete sicuramente sentito già parlare di oggetti e avete un'idea di come tali oggetti funzionino in certi linguaggi. Per esempio, in Java, avete una classe, poi l'istanza di quella classe è l'oggetto che voi utilizzate. E gli oggetti, appunto, per esempio in Java, derivano fortemente dalla classe che appunto li descrive. In JavaScript non è così. In JavaScript gli oggetti possono anche esistere senza classi. C'è proprio una modalità per creare degli oggetti al volo, che è la modalità tipica, per cui gli oggetti tipicamente non vengono istanziati da delle classi, ma vengono creati direttamente. In JavaScript gli oggetti sono dinamici. Dinamici vuol dire che si può aggiungere, cancellare, ridefinire una proprietà dell'oggetto in ogni momento nell'esecuzione del programma. E addirittura si possono aggiungere, togliere o modificare dei metodi di quell'oggetto a ogni momento. Inoltre, non ci sono i metodi di controllo dell'accesso. Quindi ogni proprietà e ogni metodo è pubblico, non esiste il concetto di variabile privata, di metodo privato o protetto, come in altri linguaggi di programmazione, per esempio in Java. E infine non c'è una vera differenza tra le proprietà di un oggetto e i metodi di un oggetto. Questo è a causa di come le funzioni di JavaScript funzionano, argomento che vedremo successivamente. Allora, cosa sono questi oggetti in JavaScript? Un oggetto in JavaScript, anche conosciuto come array associativo, è una collezione di proprietà non ordinate. Quindi, a differenza dell'array, che è una collezione di elementi ordinato e il cui accesso è sequenziale, ogni elemento ha un indice, in questo caso abbiamo una collezione di proprietà che invece non sono ordinate. E ognuna di queste proprietà ha un nome, quindi il nome della proprietà, e un valore, cioè il valore della proprietà. E questo nome e proprietà sono associati tipicamente in coppie, quindi coppie chiave-valore, dove appunto chiave-valore, dove appunto il nome è anche chiamato chiave, proprio per rispettare questa terminologia anche di coppia chiave-valore. Un oggetto memorizza e recupera i valori di una proprietà attraverso il nome di quella proprietà. Come vi dicevo, credo, in uno dei video precedenti, gli oggetti, al di là di essere conosciuti, gli oggetti JavaScript, al di là di essere conosciuti come array associativi, potete anche immaginarli come hashmap, come dictionary, quindi come queste strutture dati che uniscono una chiave con un valore. Come si crea e come si inizializza un oggetto? Qui c'è un esempio, quindi abbiamo una variabile point dichiarata come let e questo è il nostro oggetto. Quindi un oggetto si dichiara mettendo aprendo e chiudendo le parentesi graffe, e all'interno di queste parentesi graffe, fatemi cambiare colore, abbiamo una coppia chiave, in questo caso la x è la chiave, due punti il valore associato a questa chiave, virgola un'altra coppia chiave valore, dove y è la chiave e il nome della proprietà e 5 è il valore
della proprietà associata a questa chiave, a questo nome che è y. E così via. Questo è un esempio di dichiarazione in linea, quindi in un'unica riga. Un oggetto si può anche dichiarare, soprattutto quando è un po' più, appunto, un po' più lungo rispetto a due proprietà, o le proprietà, il nome o i valori di queste proprietà sono più lunghe di non x e y 2 e 5, anche a capo. Quindi sempre una parentesi graffa per aprire e una parentesi graffa per chiudere la definizione e inizializzazione, in questo caso, di un oggetto, e poi sempre le coppie chiave. Quindi il property name, queste che sto evidenziando in verde, e i loro valori. Quindi in questo caso avremo un oggetto che abbiamo chiamato book, quindi libro, e le proprietà di questo oggetto, quindi un oggetto che abbiamo chiamato libro, e le proprietà di questo oggetto sono che questo oggetto ha un autore e l'autore è una stringa che contiene i caratteri equivalenti al nome Enrico, ha un titolo e il titolo è un'altra stringa che si chiama Learning JavaScript, Learning JS, ha una destinazione d'uso, ha un target di persone a cui si rivolge questo libro, che sono students, quindi degli studenti, che è un'altra stringa, e poi ha un numero di pagine, essendo un libro, che è 520, questa volta 520 non è una stringa, ma è invece un numero. E se noi riprendiamo, come abbiamo visto l'altra volta, quella modalità di visualizzazione di come un array, l'altra volta abbiamo visto, come un array o come una variabile qualunque, un numero, una stringa, viene memorizzata in memoria, ecco, abbiamo che gli oggetti si comportano in maniera simile a come si comportavano gli array. Quindi, quando la variabile che contiene l'oggetto, esattamente come la variabile che poteva contenere un array, aveva poi un riferimento a un'altra porzione che contiene effettivamente il contenuto di questo array, di questo oggetto. Quindi, in maniera analoga a quanto capitava per gli array, noi possiamo usare const per dichiarare gli oggetti, perché tanto, a meno che non dobbiamo ridichiarare l'utilizzo di point, perché se cambiamo il contenuto, in realtà noi cambiamo i valori che sono, a cui questo riferimento punta, non cambiamo il valore contenuto nel global frame, qui dove c'è point, come invece capita per un numero o per delle stringhe. Ecco, notate che la sintassi, esiste una seconda sintassi per dichiarare gli oggetti, la prima è quella indicata qui, quindi la chiave, due punti, il valore, e il valore rappresentato nella modalità in cui il tipo viene rappresentato in JavaScript, quindi la stringa con gli apici, singoli adoppi, i numeri direttamente così come sono. Le chiavi invece possono essere rappresentate o in modalità, diciamo, senza nessuna indicazione specifica, quindi giusto il nome della chiave, oppure le chiavi possono essere anche loro interpretate come stringhe, in realtà le chiavi sono stringhe, possono anche essere indicate come stringhe, quindi contenere un'aperta e chiuse virgolette prima e dopo ognuna di esse, come capita per esempio in questo primo esempio qui, in questo post-it blu che è apparso. Quindi generare un oggetto, istanziare un oggetto, può essere fatto o con chiave, tra virgolette, due punti, valore, che può essere tra virgolette se una stringa o direttamente un numero se un numero, o true se un boolean, oppure con le chiavi senza le virgolette. E vedremo fra qualche slide quando si può usare l'uno o quando si può usare l'altro, ma per ora possiamo interpretarle come in maniera interscambiabili, che non è molto distante in realtà dalla realtà. Le proprietà di un oggetto. Distinguiamo quello che riguarda i nomi, quindi le chiavi, con quello che riguarda invece i valori. Allora, le property name, quindi il nome della proprietà, le chiavi della nostra coppia chiave-valore, sono identificate come una stringa, esattamente come abbiamo visto. Deve essere unica in ogni oggetto, quindi un oggetto può avere solo una chiave che si chiama author, autore,
non può avere due chiavi distinte che si chiamano autore, deve averne una sola. Le chiavi possono essere sia create quando si inizializza l'oggetto, come abbiamo appena visto nella slide precedente, oppure possono anche essere aggiunte man mano che ci servono dopo la creazione dell'oggetto, attraverso un'assegnazione. Quindi oggetto, chiave, uguale, valore. E possono anche essere cancellati, ovviamente, dopo la creazione dell'oggetto, utilizzando un operatore che si chiama delete. Notate che questo è un operatore, non è una funzione. Quindi io scriverò qualcosa del tipo, e scusate per la pessima calligrafia col mouse, io scriverò qualcosa del tipo delete. Delete, si chiamava book. Di qualcosa, adesso non fatemi scrivere a lungo, una chiave, questa è una chiave. Notate che è delete spazio book, non è delete aperta e chiusa parentesi book, perché questo delete è appunto un operatore, non è una funzione. E questo è quanto riguarda i nomi. Per quanto riguarda i valori, invece, come sempre abbiamo visto, sono riferenziati ai valori JavaScript. Quindi non sono stringhe, come nel caso dei nomi, non sono obbligatoriamente stringhe, come nel caso dei nomi, ma possono essere string, numeri, boolean, array, altri oggetti, quello che serve in quel momento. Quindi le property name, le chiavi, devono essere stringhe e devono essere uniche in ogni oggetto. I valori, invece, possono essere quello che serve. I valori sono memorizzati all'interno dell'oggetto, ovviamente possono essere tipi primitivi, ma possono anche essere array, altri oggetti, oggetti che contengono un altro oggetto, che contengono un altro oggetto, eccetera, eccetera, eccetera. E ricordate però sempre, come avete visto nell'immagine, nella slide precedente, che gli oggetti memorizzano la reference mentre il valore è fuori dall'oggetto. Quindi nel caso in cui avete un oggetto la cui valore è un altro oggetto, quella freccia, quel puntatore che abbiamo visto nella slide precedente, si muoverà a sua volta in un'altra area e quindi ci sarà una catena. E questi valori possono anche essere funzioni, che in quel caso chiamiamo metodi, quindi metodi dell'oggetto. Come facciamo ad accedere a delle proprietà? Allora, prendiamo sempre, abbiamo due modalità, uno è questo chiamato dot notation e l'altro è invece la notazione relativa alle parentesi quadre. Allora, prendiamo il nostro esempio di libro, che è simile a quello di prima. Quindi abbiamo una variabile che si chiama book, che ha un autore, chiave autore valore Enrico, chiave titolo, che è quindi una stringa, valore learning JavaScript, che è un'altra stringa. Chiave for valore students, che è una stringa, chiave pages valore 340, che in questo caso è un numero, e chapter pages, che è una chiave, e notate questa chiave che è una chiave, diciamo così, strana, e che ha come valore invece un array. Allora, notiamo intanto due cose. Uno, che questo chapter pages, a differenza di tutti gli altri, è scritto tra virgolette e non è scritto come gli altri, come valori. Allora, questo è ovviamente lecito, questo è ovviamente una delle due modalità con cui dichiaro una chiave, quindi le chiavi devono essere stringhe, le property name devono essere stringhe, possono essere stringhe con o senza virgolette. In questo caso è obbligatorio inserire le virgolette, per il semplice fatto che questa è una frase, c'è uno spazio. Quindi non è un identificatore valido per JavaScript. Ricordate che dalla volta scorsa, che gli identificatori, dal set di video scorsi, che gli identificatori devono essere
di tipo alfanumerico, non possono iniziare, devono iniziare per forza con una lettera, oppure con un segno del dollaro, oppure con l'underscore. E sicuramente non possono avere spazi al loro interno. Voi non potete creare una variabile che si chiama chapter spazio pages. Non è possibile. E quindi, dato che non è un identificatore valido, per utilizzarlo, se uno proprio ci tenesse a utilizzare un'espressione di questo tipo all'interno di un oggetto, deve obbligatoriamente mettere le virgolette prima e dopo la definizione di questo valore. In questo modo JavaScript lo riconoscerà come una stringa e quindi lo interpreterà in maniera corretta. E questa è la prima cosa che volevo farvi notare. La seconda cosa che volevo farvi notare è cosa succede quando un valore è un array. Allora, voi vedete che qui abbiamo il nostro book, come prima c'è un puntatore al nostro oggetto, il nostro oggetto ha autore, titolo, for e pages esattamente come prima, e poi ha questo chapter page, che è l'altra chiave, giustamente. Questo chapter page, vedete che a sua volta, essendo un array, è un puntatore che punta all'array vero e proprio. Quindi questo cosa vuol dire? Questo cosa comporta? Questo comporta che quando voi, se voi voleste modificare o copiare, per esempio, questo oggetto, dovete fare attenzione che nella copia tutto questo verrà copiato e qui verrà copiato invece in particolare questo puntatore, non verrà copiato l'intero array. E questa era la seconda cosa che appunto ci tenevo a farvi notare qui. E quindi noi abbiamo questa definizione che in memoria è mostrata in questo modo, per ora ignorate quello che c'è sotto questa riga rossa. Quindi abbiamo il nostro book e le nostre rappresentazioni del book e il nostro array con il numero di pagine in cui iniziano i capitoli. Ora, come facciamo ad accedere ai singoli valori? Per esempio, vogliamo prendere Enrico, vogliamo sapere chi è l'autore di questo libro. Allora, abbiamo due modi che sono mostrati qua. Il primo è questa annotazione col punto, quindi nome dell'oggetto punto nome della property, del property name. L'altro è nome dell'oggetto aperta parentesi quadra, aperte virgolette, nome della property name, chiuse virgolette, chiuse parentesi quadre. Questi due modi sono equivalenti per accedere a per recuperare le informazioni da un oggetto. La differenza in questo caso è, in questo momento, è sintattica. Uno richiede un nome dell'oggetto punto il property name, l'altro richiede nome dell'oggetto aperta parentesi quadra, aperte virgolette, il valore, chiuse virgolette, chiusa parentesi quadra. Perché le virgolette? Perché, ripeto, gli oggetti, le chiavi degli oggetti, i nomi delle proprietà degli oggetti sono sempre stringhe. Quindi nella notazione con le parentesi quadre bisogna rafforzare che questa è una stringa. E vedete che il risultato di queste due righe è esattamente lo stesso. Abbiamo una variabile che è person, che ha dentro esattamente Enrico come stringa, e la variabile name, che ha esattamente dentro lo stesso Enrico come stringa. Quindi recuperiamo allo stesso modo e memorizziamo allo stesso modo l'informazione che ci serve. Quindi questi due modi sono duali per questo tipo di operazione. Cosa succede se vogliamo, per esempio, recuperare chapter pages? Allora, se vogliamo recuperare chapter pages, noi non possiamo utilizzare la notazione col punto. Perché non possiamo utilizzare la notazione col punto? Perché chapter pages, per come è scritto, non è un identificativo valido in JavaScript. E quindi l'altra possiamo, per recuperare quell'informazione, utilizzare solo la notazione con le parentesi quadre. Di nuovo, perché immaginate di scrivere book.chapter spazio pages e capiterà solo che un linguaggio di programmazione trova lo spazio e quindi si ferma dopo chapter, perché di nuovo non è un identificativo valido. Quindi possiamo solo usare la notazione con le parentesi quadre. Mentre per title possiamo usare la stessa
Mentre se ne vogliamo cambiare, non recuperare il valore di una proprietà, ma cambiare il valore di quella proprietà, ci basta, anche qui possiamo utilizzare entrambi i metodi, quando ovviamente il property name è un identificativo valido. Se invece non è un identificativo valido, possiamo solo utilizzare la notazione con le parentesi quadre. Quindi se noi vogliamo cambiare il titolo da Learning JavaScript a Advanced JavaScript, beh, ci basterà fare book.title uguale Advanced JavaScript, oppure book, aperta parentesi quadra, aperte virgolette, title, chiuse virgolette, chiusa parentesi quadra, uguale Advanced JavaScript. Di nuovo sono equivalenti. Ed effettivamente cambiano il nostro titolo. Stessa cosa per pages. Potremmo fare book.pages uguale il nuovo valore di pagine, o il vecchio o un altro valore di pagina, in questo caso è identico, ma è giusto un caso, oppure book aperta parentesi quadra, aperte virgolette, pages, eccetera, uguale qualcosa. Quindi per recuperare, quindi questa notazione col punto con le parentesi quadre, si può utilizzare sia per recuperare il valore dato una chiave oppure per sostituire il valore per una chiave già memorizzata. Di più, entrambe le notazioni si possono utilizzare anche per aggiungere delle nuove coppie chiave valore. Quindi noi potremmo scrivere book aperta parentesi quadra, aperte virgolette, editor, perché è un libro, magari avrà un editore. Chiuse virgolette, chiusa quadra, uguale, e la stringa che contiene il nome della casa editrice, il nome dell'editor del libro. Oppure potremmo scrivere book.editor uguale. Quindi anche se editor non è una delle chiavi previste dall'oggetto book, perché c'è autore, titolo, for, pagine e numero di pagine, noi possiamo comunque aggiungere questo editor. Ecco, prima di passare alla prossima slide, notate cosa succede quando facciamo questa operazione per recuperare il numero di pagine. Noi ovviamente, dato che il numero di pagine è un array, noi in questo caso facciamo un'assegnazione di un array a un altro e come ricorderete dalla volta scorsa, l'assegnazione di un array a un altro non corrisponde a una copia vera del contenuto dell'array, ma corrisponde alla copia della sua reference solo. Quindi in questo caso numPage uguale book chapter page non produrrà una copia intera dell'array, ma produrrà semplicemente una nuova reference allo stesso array. Questo però è quello che capita in maniera identica anche con le variabili, diciamo, normali e gli array normali. Qui la differenza è che questo array, invece di essere memorizzato in una variabile, è memorizzato all'interno di un valore, all'interno di un oggetto. Però tutto quello che abbiamo visto sugli array si applicano ovviamente anche qui, perché quello è un array in questo caso. Questo è quello che vi ho già detto, quindi che la notazione col punto e senza punto le virgolette sono permesse quando il nome della proprietà è un identificativo valido. Quindi book.title or book aperta quadra title, book.pages or book aperta quadra pages, ma non book.chapter pages. Questa sintassi con le parentesi quadre ovviamente ricorda l'accesso di un array, ma l'indice in questo caso non è un numero, non è appunto l'identificativo, non è l'indice, ma è una stringa, non è un indice numerico. E questi appunto sono generalmente noti come array associativi. E che con queste due proprietà si possono anche creare, che con queste due notazioni, quella punto e quella con la parentesi quadra, si possono anche creare nuove proprietà. Ve l'ho già detto, e qui c'è anche un esempio su come si possono cancellare le proprietà con l'operatore delete. Di nuovo, notate che non ci sono parentesi perché questo è un operatore, non una funzione, e in entrambi i casi si può utilizzare sia la notazione col punto sia la notazione con le parentesi
quadre, vale la regola detta prima sia per il delete che per l'aggiunta di nuova proprietà. Telephone in questo caso si può scrivere in entrambi i modi perché è una nome di proprietà che è un identificativo valido. Se invece di telefono ci fosse numero spazio di spazio telefono spazio, potremmo utilizzare solo la notazione con la parentesi quadre. E fatemi aggiungere una cosa diciamo, di stile. Non è in genere raccomandato all'interno di un oggetto mischiare chiavi senza le virgolette con chiavi con le virgolette. Quindi scegliete cosa preferite e se mantenere le virgolette in tutto e quindi anche accettare queste cose, questi valori che non sono chiari, che non sono identificativi validi, oppure non mettere le virgolette in tutto e quindi evitare il più possibile di utilizzare nomi di proprietà con degli spazi o con dei caratteri non validi o che iniziano con un numero, qualunque cosa che non sia un identificativo JavaScript valido. I nomi delle proprietà possono anche essere calcolati, possono anche essere stringhe calcolate. Cosa vuol dire? Vuol dire due cose. Uno è relativo alle virgolette e uno invece no. Innanzitutto c'è una flessibilità nell'accedere alle proprietà dell'array, dove per array in questo caso si intende l'array associativo, quindi dell'oggetto. Quindi si può accedere all'ennesima linea dell'oggetto indicando, per esempio, address person, aperta quadra, address più i. Dove questo i sarà ovviamente una variabile, che magari ci sarà un ciclo sopra, di cui prima. Questo non è raccomandato come modalità, neanche una modalità, vedete, un pochino strano. E appunto, come dicevo, fatemelo ripetere, questa è una flessibilità nell'accedere alle proprietà, alle value property, quindi ai valori che sono di tipo oggetto. Quindi questo address che sono di tipo array. Quindi questo è un oggetto person che ha come valore un array, che ha come valore una chiave che si chiama address e questo address è contenuto in un array. Fate inoltre attenzione alle virgolette, perché entrambe queste notazioni in JavaScript sono valide, ma producono potenzialmente risultati diversi. La prima è la notazione con le parentesi quadre che abbiamo visto finora, quella equivalente a nome dell'oggetto punto nome della chiave. Quindi prende il valore della proprietà chiamata titolo. Questa, la prima. La seconda, invece, cerca all'interno dell'oggetto una proprietà, quindi un nome di una proprietà, una chiave, che è chiamata col valore della variabile titolo. Quindi, mentre nel primo caso titolo è direttamente la chiave del nostro oggetto, nel secondo caso titolo è una variabile che, se esiste, può o non può contenere una chiave di un oggetto. Allora, se titolo fosse uguale, per esempio, ad autore, allora scrivere book di title sarebbe come scrivere book di author. E questo passare una variabile per recuperare la chiave di un oggetto è possibile farlo solo in questa modalità, quindi con queste parentesi quadre senza le virgolette. Non c'è una notazione analoga con la notazione col punto. Cosa succede se cerchiamo di accedere a una proprietà che non è definita? JavaScript ci ritorna undefined come tipo. Quindi, se non esiste, non ci restituisce un errore, ma ci restituisce un valore che è undefined. Se non siamo sicuri che la proprietà esista, possiamo controllare. Quindi, per esempio, if book.author. Se author esiste, questo sarà true e quindi andremo a estrarre
in questo caso surname. Se author non esistesse, in questo caso usciremmo da questo if. E questa è un'altra modalità per controllare ed estrarre le informazioni, la stessa informazione mostrata prima, in questo blocco qui. Come iteriamo sulle proprietà? Essenzialmente utilizzando for in. Allora, gli oggetti, scusate, gli array, per iterare sugli array utilizzavamo preferibilmente for of, per iterare sugli oggetti, sulle proprietà di un oggetto utilizziamo for in. E qui c'è un semplice esempio. For let a in oggetto, che è composto da x0 e y uguale 3, stampiamo a. In questo caso stampare a vuol dire stampare la chiave dell'oggetto. Qui c'è un altro esempio di for in cui abbiamo il nostro libro, il nostro oggetto libro in maniera analoga a quello che era prima, e in questo caso per ogni proprietà in book, quindi la stessa riga di prima, possiamo scrivere, in questo caso col template literal, che la chiave prop, quello che qui era a, è uguale a book di prop. Quindi utilizziamo questo prop in questo caso come variabile che contiene il nome della chiave di cui siamo interessati al valore. E quindi il risultato sarà questo. Quindi chiave uguale valore, chiave uguale valore e così via. Altre caratteristiche degli array quando, degli oggetti quando vogliamo iterare. Tutte le proprietà, i nomi delle proprietà, tutte le chiavi che sono numerabili di un oggetto possono essere acceduti come fossero un array, come un array in realtà. Quindi attraverso il metodo object.key. Quindi let key uguale object.key di un oggetto ci restituisce un array, questo key sarà un array, per esempio quello mostrato qui, che contiene solo e esclusivamente le chiavi di quell'array, di quell'oggetto. Se invece fossimo interessati ad avere in un unico colpo le coppie chiave-valore di un oggetto in formato array, quindi un array con dentro un altro array con chiave-valore, virgola, un altro array chiave-valore, virgola, un altro array chiave-valore e così via, quindi il tutto dentro un grosso array, possiamo utilizzare il metodo object.entries. Object.entries restituisce un array, questo con le parentesi quadre più esterne, con all'interno le varie coppie chiave-valore, dove alla posizione 0 di questo array interno ci sarà la chiave della proprietà e alla posizione 1 di questo array interno ci sarà il valore della stessa, associata alla stessa chiave all'interno della stessa proprietà. Come facciamo a copiare invece gli oggetti in maniera analoga a quello che capita con le stringhe? Se noi facciamo un'assegnazione, in realtà non facciamo una copia, ma appunto copiamo solo il riferimento. Quindi, se poi noi andiamo a modificare book 2, modifichiamo anche inevitabilmente book. Quindi, se book 2 aggiungessimo una proprietà, anche book avrebbe quella proprietà in più. Mentre se vogliamo realizzare una copia, esattamente come per gli array, una copia, una shell of copy, anche in questo caso, dobbiamo utilizzare il metodo object.assign. Il metodo object.assign, vedete cosa produce? Produce non solo, ovviamente, una copia del riferimento, ma anche una copia dell'intero oggetto in memoria. E questo object.assign che parametri vuole? Object.assign, richiede due o più parametri, di cui il primo è il target, quindi in questo caso un array, un oggetto vuoto, e il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, quello che volete voi, parametro è la sorgente di cui fare questa assegnazione. Quindi in questo caso abbiamo solo una sorgente che è book e assegniamo il contenuto di book a un oggetto vuoto. E questo oggetto vuoto poi lo memorizziamo all'interno della variabile book3.
Quindi questo assign, come vi dicevo, assegna tutte le proprietà dall'oggetto sorgente o dagli oggetti, a essere più corretti, sorgente, a quello target. Quindi qui possiamo avere un target, il primo elemento è sempre un target, il primo parametro, il secondo elemento è la sorgente, se ci fosse un terzo elemento sarebbe un altro sorgente, un quarto elemento un'altra sorgente e così via. Questo sources è plurale apposta. Il target può essere sia un nuovo oggetto, quindi parentesi, graffe aperte e chiuse, ma vuoto, come nell'esempio precedente, oppure un nuovo oggetto. Quindi noi possiamo in un certo senso unire, e con questo metodo, due oggetti diversi, perché assegniamo all'oggetto libro tutte le proprietà di un altro oggetto che abbiamo e quindi aumentiamo le proprietà dell'oggetto libro. Il metodo object.assign ritorna l'oggetto target dopo le opportune modifiche. Quindi quando questo è un oggetto vuoto, come abbiamo visto, ritorna questo oggetto vuoto in questa variabile. Se questo oggetto target fosse new object, ritornerebbe new object e lo rimpiazzerebbe nella sua stessa variabile. E di nuovo, come vi dicevo, questo, esattamente come per gli array, è una copia debole, è una shallow copy, non è una deep copy. Quindi, se noi copiamo, se noi facciamo object.assign di stadi, vedete che sia stadi che aveva un puntatore a book, all'intero oggetto book, sia stadi che stadi 2 hanno un puntatore allo stesso oggetto book. Quindi è una copia vera e propria per tutti i tipi di dato primitivo, le stringhe, i numeri, i boolean, eccetera, ma per quanto riguarda i tipi composti, gli array, altri oggetti, eccetera, object.assign copia solo il riferimento, non fa una deep copy, non prosegue questa catena di copie. Si ferma, diciamo, al primo livello di copia. Quindi copia quello che c'è qui in quello che c'è qui. Quindi se qui c'è un puntatore, se qui c'è un reference, c'è un riferimento, copia il riferimento, non va avanti. Non prosegue l'albero dei puntatori per recuperare l'oggetto finale. Come vi dicevo sempre prima, object.assign può anche essere utilizzato per unire le proprietà di oggetti esistenti e qui abbiamo un esempio. Qui abbiamo una variabile che si chiama book, che è dentro autore pagine. Abbiamo un'altra variabile che chiamiamo book2 a cui vogliamo assegnare tutte le proprietà di book e questa nuova proprietà, title, quindi chiave title, property name title, property value, JavaScript e metterli in questo book2. Siccome assign usa il primo parametro come target, come destinazione dell'operazione di merge, in questo caso di assegnazione, quello che otteniamo è che non solo book2 avrà tutte le proprietà di book più questo title, due punti JavaScript, ma anche book, dato che questo è il target, avrà la stessa proprietà. Se noi infatti guardiamo la figura, notiamo che sia book che book2 hanno lo stesso puntatore a questo oggetto e entrambi hanno questo title. Se vogliamo mergiare invece le proprietà, ma senza modificare di due oggetti, ma senza modificare l'oggetto, il primo dei due oggetti, dobbiamo ovviamente indicare che il target non è book, ma è un oggetto nuovo. Quindi questo è quello che vi dicevo, che qui è scritto in maniera espansa, perché c'è una notazione che ancora non conosciamo, quindi l'ho scritto in questo modo. Quindi dobbiamo sempre ricordare che l'assign come primo parametro ha il target, e come secondo, terzo, quarto, quinto, centesimo parametro a tutte le sorgenti di informazioni, le sorgenti, le coppie, chiave valore, gli oggetti, eccetera, da assegnare, da unire in questo caso. Quindi in questo caso questo object assign prenderà tutte le proprietà di book, le unirà alle proprietà di questo oggetto, in questo caso una sola, title, e le memorizzerà in questo oggetto vuoto che verrà restituito in book2. E quindi vediamo che effettivamente book è l'oggetto originale e book2 è l'unico che ha questo titolo in più. Da
S9 e S2018, quindi per eseguire l'operazione di copia, lo standard ECMAScript ha anche permesso di utilizzare l'operatore di spread. Quindi lo stesso operatore tre puntini che abbiamo visto per gli array da la versione 9 di ECMAScript, quindi dalla versione del 2018, è possibile utilizzarla anche per gli oggetti. Allora, ricordate che noi tutto quello che stiamo vedendo in queste slide, quando non è diversamente indicato, è relativo a ES6, dove lo spread operator si applica solo agli array. Ma più recente, da 2 anni fa praticamente, lo spread, l'operatore di spread si può anche utilizzare per gli oggetti. E funziona quasi in maniera analoga a quello che succede per gli array. Allora, se noi per esempio vogliamo copiare book in book2 e fare una copia, una shallow copy, esattamente come faremo per gli array, potremmo scrivere nuovo oggetto, tre puntini, l'oggetto da copiare ed eventuali altri parametri, ma potremmo anche finire qui. E a quel punto, se stampiamo book2, vediamo che book2 effettivamente contiene book e altri parametri. Esattamente come nell'array, potremmo scrivere punto, 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 nome di un array all'interno di un array. Cosa fa anche in questo caso l'operatore di spread? L'operatore di spread, diciamo così, scompatta, esattamente come faceva per l'array, il contenuto dell'oggetto e lo mette all'interno di un altro oggetto. Quindi prende queste coppie chiave valore, autore, pagine, e le va a inserire dentro book2. Come se noi avessimo scritto book2 uguale, aperta graffa, author, due punti Enrico, virgola, pages, due punti 340, virgola, title, due punti JavaScript. E questo è un utilizzo dell'operatore spread. L'operatore spread ha anche un altro utilizzo, quindi questo è utilizzato sul lato destro di un'assegnazione. L'operatore di spread si può anche utilizzare sul lato sinistro di un'assegnazione in questo modo. Quindi creiamo un nuovo oggetto. Notate che questo è un oggetto sul lato sinistro, quindi più che creiamo, indichiamo che quelle variabili che stiamo definendo sono in realtà contenute in un oggetto, perché sennò questa notazione non funziona. E possiamo dire che A è la prima variabile, B è la seconda variabile, e poi abbiamo una variabile che abbiamo chiamato puntini, 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 others. Qual è il risultato di questa operazione? Il risultato di questa operazione è che è uguale un oggetto. Questo oggetto ha quattro valori, quattro coppie, A1, B2, C3 e D4. Qual è il risultato di questa operazione? Il risultato di questa operazione è che dentro la variabile A, quindi dentro questa variabile A, andrà a finire il valore della proprietà dell'oggetto il cui nome è A. Dentro la variabile B andrà a finire il valore 2, in questo caso, della proprietà la cui chiave è B, e dentro la variabile others, dato che c'è l'operatore di spread e che non c'è una chiave che si chiama others qui dentro, andranno a finire un nuovo oggetto che avrà due proprietà, una C3 e l'altra D4. Infatti, se noi stampiamo questa cosa, otteniamo che A è 1, B e 2, e others è questo oggetto che contiene queste due proprietà, C chiave 3 valore, D chiave e il suo valore uguale a 4. Però, lo ripeto, questa notazione che esiste appunto da ES9 prevede un oggetto, le parentesi graffe di un oggetto nella parte sinistra dell'assegnazione, e si aspetta, a meno che non ci sia un operatore di spread, che il nome della variabile, indicate nel lato sinistro, A, B e quant'altro, corrispondano esattamente, per funzionare, ovviamente, ad alcuni dei nomi delle chiavi memorizzate nell'oggetto che è alla destra dell'assegnazione.
Inoltre, come possiamo controllare se una proprietà esiste all'interno di un oggetto? Possiamo farlo con l'operatore in. L'operatore in ritorna true se la proprietà è nell'oggetto, falso altrimenti. Questo operatore in è un operatore che, nonostante possa essere, diciamo, invogliato a utilizzare all'interno, uno possa essere invogliato a utilizzarlo in un array, in realtà funziona per gli oggetti. Quindi una proprietà in un oggetto, non un valore in un array. L'operatore in si usa solo per gli oggetti. Come funziona? Se noi scriviamo author in book, e notate che author è tra virgolette perché le chiavi sono stringhe, e lui ci risponde true, perché in effetti in book c'è una chiave che si chiama author. Se noi poi cancelliamo book.author, se cancelliamo la proprietà author, a quel punto, quindi l'intera author in Enrico, a quel punto se noi ripetiamo la stessa istruzione otteniamo falso, perché dentro book, dopo aver cancellato author, ci sarà solo la coppia pagine 340. Vedete che se lo provate su un array, ovviamente non funziona, vi dà sempre false, anche se l'oggetto, l'elemento in questo caso, è presente nell'array. Come possiamo creare gli oggetti? Abbiamo visto all'inizio che è possibile creare gli oggetti con questo formalismo, aperta parentesi graffa, chiave, due punti valore, virgola, chiave, due punti valore. Con i valori indicati nella modalità propria di JavaScript, quindi se sono numeri come numeri, se sono stringhe come stringhe, con le virgolette, se sono array con le parentesi quadre, eccetera, 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 e le chiavi possono o non possono avere le virgolette prima e dopo la chiave, ma sono sempre in ogni caso stringhe. Quindi questo è il metodo di creazione, diciamo, tipico. Con questo literal degli oggetti. Si può anche ovviamente creare un oggetto vuoto con solo aperta e chiusa parentesi graffa, come abbiamo visto nel caso di object assign, e questi due sono i metodi preferiti, quindi il metodo basato sul literal e il metodo che dovete cercare di preferire quando possibile per creare degli oggetti tradizionali. Ci sono altre due modalità per creare un oggetto, uno è new object, che crea un oggetto vuoto analogo a questo, quindi in un certo senso come se object fosse una classe da cui vi fate un new, oppure con object.create e l'oggetto da le coppie chiave valore tra parentesi graffa da creare. Quindi questo metodo produce un oggetto vuoto esattamente come questo, e questo metodo produce un oggetto con due proprietà, una x2 e l'altra y5. Esattamente come il primo punto di questo elenco. Ma di tutti questi quattro, questi due, lo ripeto, sono quelli che tendenzialmente si preferisce e si usa di più rispetto agli altri due. Un altro modo per creare gli oggetti è utilizzare un costruttore. Allora, un costruttore, lo ricorderete dalla programmazione oggetti, è proprio quel costruttore, come immaginate voi. Solo che invece di essere una classe, si può anche utilizzare una funzione per costruire un nuovo oggetto. Allora, che cos'è una funzione, un costruttore, una funzione di costruzione? E adesso vedremo le funzioni, ma subito dopo, ma questo dovrebbe essere abbastanza chiaro. E come facciamo a crearlo? Ci sono due passaggi. Prima di tutto, definiamo una funzione che inizi con una lettera maiuscola, il cui nome della funzione inizia con una lettera maiuscola. Quindi function char, dove char è il tipo del nostro oggetto, in questo caso l'oggetto cosa rappresenta? Rappresenta un'auto, e con la lettera maiuscola. Questa funzione char, come una funzione, avrà dei parametri che sono i parametri del nostro costruttore, chi è il produttore, qual è il modello e qual è l'anno di produzione. E qui assegniamo i parametri make, model, year a le proprietà, alle chiavi make, model, year del nostro oggetto car. Quando vogliamo creare un nuovo oggetto di questo tipo, diciamo,
possiamo fare variabile, let variabile, uguale new, e chiamiamo questa funzione. Chiamiamo questa funzione con new. Chiamando questa funzione con new, in realtà quello che noi facciamo è creare un oggetto che ha, quindi se noi andiamo a vedere cosa c'è dentro myCar, otterremo che myCar ha, dopo questa esecuzione di questa riga, avrà tre proprietà. La prima avrà nome make e valore eagle, la seconda avrà nome model e valore talon TSI, e la terza avrà valore here, avrà nome here e valore 1993. E notate, io dico la prima, la seconda e la terza, ma in realtà noi non sappiamo, se noi stampassimo myCar, se effettivamente questa sarebbe la prima, la seconda o la terza, perché gli oggetti sono non ordinati. Quindi sicuramente ha tre proprietà, make model, i cui nomi sono make model year, che poi make venga stampato o venga iterato quando voi iterate come primo o come secondo o come terzo, questo non è decidibile, non è conoscibile a priori perché gli oggetti non sono ordinati. Questo chiude questa prima parte sugli oggetti, prossimo video sulle funzioni.